Manu, intanto complimenti non solo per il gol, ma anche per quello che hai dato anche oggi per la squadra, perché sono stati essenziali i tuoi movimenti per consentire alla squadra di segnare. Domenica, torniamo un secondo indietro, domenica si sentiva, la tua assenza si è sentita, oggi no. Questo è una bella risposta da parte tua per chi ancora dubita del tuo ruolo in questa squadra, della tua funzionalità. Ma sono contento del gol, poi qualcuno che dubita, ogni tanto criticano Cristiano Ronaldo e ci manca che non possano criticare me o avere qualche dubbio. Io penso solo a lavorare per la squadra, ormai penso che mi conoscete anche come giocatore, come uomo, quindi per me l'importante è che il Catania vinca, lo ripeto per l'ennesima volta. Poi se Manuel fa gol io sono ancora più felice, è normale per un attaccante. Però quando Manuel non fa gol e Catania vince, per me non c'è nessuna differenza veramente. Cosa ti è piaciuto di questa partita di oggi? Cosa ti resta? Mi resta una vittoria rotonda contro una squadra forte che forse aveva fatto 2 o 3 punti in meno di noi nelle ultime 10 partite, una cosa del genere, se non ricordo bene. Quindi una squadra matura, il giorno di ritorno abbiamo dimostrato, ci siamo messi a posto anche in trasferta a livello mentale, abbiamo sprecato meno energie mentali e fisiche, contro gli avversari, contro gli arbitri. La società ci ha fatto crescere anche personalmente da questo punto, che magari prima perdevo qualche energia di troppo contro avversari e arbitri, soprattutto in trasferta. Siamo focalizzati su quello che dovevamo fare noi e non c'è stata storia per nessuno. Anche oggi contro una squadra forte, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Manuel, al di là della prestazione e del risultato, si è visto da subito che avete preparato questa partita con il carattere giusto, la voglia giusta per dominare. E tra l'altro, a parte il gol, le motivazioni erano quelle, abbiamo visto anche recuperare i palloni dietro, a centrocampo, quindi significa che questa è una prova di maturità e non ce n'era forse bisogno, no? Ma sì, sono d'accordo perché comunque noi dall'inizio sapevamo di essere una squadra forte per questo campionato a livello tecnico. Ovviamente siamo tutti giocatori di categoria superiore, una rosa lunga, però forse c'era l'incognita di doversi calare nella categoria. A livello caratteriale c'erano parecchie incognite fuori dallo spogliatoio, come giusto che sia. Abbiamo dimostrato che oltre alle qualità tecniche abbiamo carattere, abbiamo personalità per poter giocare su ogni campo e dir sempre la nostra. Manuel, nella stagione dei record il Catania batte i suoi stessi record, 8 vittorie consecutive, il record di 9 all'andata, adesso puntate anche a superare quello. Ma sì, noi vogliamo vincere il campionato, vogliamo vincere tutto quello che c'è da vincere perché siamo una squadra che in settimana veramente ci ammazziamo per arrivare la domenica pronti e siamo contenti di poter continuare così. Adesso pensiamo alla prossima partita come ogni domenica. Manuel, dopo questa dimostrazione straripante, no, di predominio in campo contro la seconda, fuori casa, nello spogliatoio, cosa vi siete detti a proposito di questo campionato? È decisiva? Ormai è fatta? Oppure siete sempre concentrati No, no, sul noi pezzo? siamo una squadra che è matura, sappiamo divertirci, sappiamo festeggiare, ma sappiamo metterci subito in pista. Da martedì si pensa subito all'altra partita, perché non è tempo di festeggiare. E ci tenevo a dedicare il gol a un mio amico di Catania che ha avuto un lutto in famiglia, perché è una persona che ci ha preso veramente a cuore da quando siamo qua e ci tenevo a fare questa dedica. Grazie.